Che cosa sono i paradisi fiscali? Ed è vero che per poterli utilizzare ho necessità di un gruppo aziendale, cioè non posso accedere direttamente in prima persona a questi paradisi fiscali e sfruttarli a mio vantaggio? Oppure è possibile? E quanti sono? Ce ne sono, ci sono aree geografiche che si prestano maggiormente all'utilizzo dei paradisi fiscali ed altre che invece sono più controllate? O è possibile in qualche modo accedere a tutti i benefici presenti, un po' sparsi per il pianeta Terra? Te lo dico tra un attimo. Quando è che ci troviamo di fronte a un paradiso fiscale? Io direi che secondo me, da profano, la materia va affrontata in maniera piuttosto utilitaristica, cioè è paradiso fiscale quello che mi fa risparmiare sulle tasse. Non è detto che il paradiso fiscale che serve al caso tuo sia un paradiso fiscale tale, cioè le isole Cayman piuttosto che le British Virgin Island, ma potrebbe essere paradiso fiscale per te una giurisdizione assolutamente bianca, assolutamente white, come Malta, piuttosto che come Cipro, piuttosto che come l'Estonia, piuttosto che come il Portogallo, piuttosto che come l'Austria. Quindi intendiamoci sulla definizione di paradiso fiscale. C'è una definizione assolutamente tecnica, che è quella utilizzata tendenzialmente in campo fiscale, anche internazionale, quindi dalle diverse giurisdizioni, che ci dice che è paradiso fiscale quella giurisdizione o che tassa poco o nulla, tendenzialmente si prende a riferimento una tassazione effettiva inferiore, diciamo, al 50% di quello che invece avviene nei paesi OCSE classici. Quindi, se il nostro punto di riferimento è l'Italia, che tendenzialmente ha un tax rate intorno al 24%, dico intorno perché si parla tendenzialmente di tax rate effettivi e non di tax rate nominali, è paradiso fiscale chi tassa effettivamente meno del 12%. Oppure l'altro punto di riferimento che viene utilizzato è la trasparenza. Quindi, tecnicamente il paradiso fiscale è quella giurisdizione che o non scambia informazioni o che ha una giurisdizione, ha delle leggi sulla privacy, diciamo così, un diritto societario particolarmente opaco. Ok? Quindi questi sono i due elementi all'interno del quale giuridicamente io posso capire se ho a che fare con un paradiso fiscale. Livello effettivo di tassazione è elevato o basso o medio grado di trasparenza fiscale a livello finanziario e a livello di privacy personale, quindi chi è il beneficial owner di un conto corrente, chi è il beneficial owner, chi è il beneficiario effettivo, questo vuol dire beneficial owner di un conto corrente piuttosto che di una società. Ok, questi due livelli, questi due elementi definiscono l'esistenza o meno, la configurazione o meno di un paradiso fiscale. È chiaro che giurisdizioni come le British Virgin Islands, come il Brunei, come le Cayman Islands, come San Vincent, come Vanuatu, che come dire, tendenzialmente sono giurisdizioni dove si può aprire una cosa che si chiama IBC, International Business Company, allora sono paradisi fiscali. Oggi però bisogna intenderci, come ti dicevo, sul concetto di paradiso fiscale. Paradiso fiscale Andorra, paradiso fiscale Portogallo, paradiso fiscale Malta. Dipende dall'utilizzo che hai intenzione di fare del paradiso fiscale. E soprattutto devi sapere che esiste poi anche una grande tripartizione dal mio punto di vista, di paradiso fiscale, cioè paradiso fiscale sempre per l'utilizzo che ne devo fare. Ho bisogno di un paradiso fiscale societario, ho bisogno di un paradiso fiscale bancario, ho bisogno di un paradiso fiscale giudiziario. È la grande ripartizione, ok? Quindi ci sono i paradisi fiscali societari, che sono tendenzialmente quelli dove è estremamente semplice costituire una società che posso utilizzare per mille scopi, quindi in strategie di pianificazione fiscale più o meno aggressiva. Vai a Madeira, ti offrono società dai 5 ai 7 mila euro, ti danno una società con tanto di dipendenti, segreteria, fax. Una volta c'era il fax, adesso non te lo vendono più, però insomma il pacchetto è fatto e finito. Vai, ti compri la società e questo è il paradiso fiscale societario, chiaramente per antonomasia. Poi abbiamo i paradisi fiscali bancari, che sono quelli che evidentemente danno un elevato grado di protezione nella costituzione, nello spostamento dei capitali, quindi se apro un conto corrente non lo sa nessuno, o quasi, se devo proteggere un determinato tipo di patrimonio, di capitale, mi riferirò a quel paradiso, o comunque
come dire, il paradiso fiscale bancario, per esempio, sono le Seychelles per l'apertura di, scusate, sono le Cayman per la costituzione di fondi di investimento. Quindi, come dire, ci sono anche paradisi fiscali che possono essere utilizzati legalmente perché un fondo comune, un fondo di investimento, tendenzialmente un fondo offshore di investimento, può scegliere se avere sede a Singapore piuttosto che alle Cayman ed è perfettamente legale, perfettamente trasparente. Però quello è un paradiso bancario perché ha un certo livello di segretezza, un certo livello. Anche un certo vantaggio, come dire, da un punto di vista finanziario e fiscale nell'utilizzazione di conti correnti all'interno di quella giurisdizione. Dopodiché esistono i paradisi giudiziari. Il paradiso giudiziario è dove vado a nascondermi, no, dove vado, chiedo scusa, dove vado a cioè dove una determinata tipologia di reati praticamente non esiste, non è prevista proprio da quella giurisdizione. Cioè, per esempio, non esiste il reato di evasione fiscale. E quindi quello è evidentemente un luogo dove andrò tendenzialmente, insomma, se apro una società o se vado a mettere in piedi una giostra in un paese, in un paradiso fiscale giudiziario, tendenzialmente non lo farò per ragioni proprio, come dire, pulitissime, evidentemente. Però ecco, è un altro utilizzo, se non altro, all'interno della classifica, della casistica di paradisi fiscali, è sicuramente una sottocategoria, ok? Di paradisi fiscali e in realtà di tutto quello che è flag strategy, quindi che cosa fare nel mondo e perché da un punto di vista fiscale e finanziario, alla luce della propria situazione personale, della propria volontà e del proprio business, ne parliamo nel corso di flag strategy, il primo corso sull'applicazione dei principi della fiscalità internazionale ai business anche medi, anche piccoli. Quindi ti rimando al link in descrizione. Noi ci rivediamo al prossimo corso. Ciao, sono Luca Taglieratela e sono il primo tributarista internazionale ad aver introdotto in Italia i principi della Flag Strategy. La Flag Strategy è una strategia di pianificazione fiscale che parte da un principio, da un assunto piuttosto banale, cioè sfrutta i vantaggi della globalizzazione per azzerare le tasse. Banale perché è alla portata di tutti, banale perché basta davvero allungare la mano, il braccio al di là del confine italiano per trovare tutta una serie di strumenti che possono non solo portare la tassazione del tuo business, ma anche del tuo gruppo fino addirittura allo 0%, ma anche proteggere il tuo patrimonio e regalarti vantaggi finanziari oltre che fiscali che non avresti mai immaginato. Se vuoi saperne di più, iscriviti al mio webinar gratuito che trovi nel link in descrizione qui sotto. Ti porterò tramite un webinar della durata di circa 40 minuti all'interno dei contenuti di Flag Strategy, il primo corso dove ho concentrato tutta la mia esperienza e tutti i contenuti raccolti in questi ultimi 15 anni di attività. Ti porterò lungo questo viaggio e ti farò capire esattamente che cosa può fare la Flag Strategy per te e quali sono i pilastri da applicare immediatamente, in quale sequenza temporale per raggiungere il massimo del risparmio fiscale e il massimo della protezione personale, patrimoniale e finanziaria. Noi ci rivediamo nel webinar gratuito. A presto!